Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17. Ragazzi, oggi vi spiego come risolvere l'audio che è troppo basso oppure altri problemi di audio, perché mesi fa ho fatto un video su come risolvere i problemi dell'audio e molti mi hanno commentato dicendo che avevano problemi riguardo alle cuffie che non si collegavano, cuffie che avevano problemi oppure casse che non andavano più o meno bene, quindi ho voluto rifare questo video, ma questa volta aggiungendo anche un'altra guida accanto a questa, quella di aumentare l'audio del PC. Allora, se l'audio del PC si sente troppo basso, significa che dipende dalle cuffie. Ad esempio, io che ho le cuffie Razer Kraken, sono fatte apposta per essere usate assieme al driver che sta più o meno 20 euro. Cioè, io una volta speso i soldi per le cuffie, devo comprarmi anche il driver. Quindi ho provato a usare questa applicazione di nome Lemec, questa qui, assieme alle cuffie Razer Kraken, e ho visto che non funziona. Ma provando questa applicazione con altre cuffie che non hanno un driver, funziona. Cioè, ad esempio, le cuffie One Audio che me le amplifica parecchio, di botto, cioè mi fa stonare le orecchie. E funziona. Quindi, se avete delle cuffie costosissime e avete anche un driver che è gratuito oppure a pagamento, usate quello. Non potete usare altri driver oppure altre applicazioni. Quindi, io chiudo tutto e adesso risolviamo questo fatto dell'errore delle cuffie e dell'audio. Vabbè. Allora, innanzitutto andiamo sulle impostazioni di audio e cerchiamo di capire qual è il nostro errore. Allora, vado un attimo sulle altre impostazioni audio. Andiamo qua sopra. Altoparlanti, proprietà e andiamo su avanzate. Qui possiamo risolvere il problema dell'audio facendo il formato predefinito, scegliendo la qualità professionale, la frequenza delle cuffie. Io vi consiglio qualità DVD e faccio ok. Chiudo qua. Se avete altri problemi, andiamo su gestione dispositivi, gestione dispositivi, input e output audio. Andiamo su altoparlanti, che sarebbero le mie cuffie, proprietà, dettagli, driver, eccoli qua. Quindi io vi consiglio di fare qualche aggiornamento ogni settimana, due oppure ogni mese, per vedere se hanno lanciato qualche aggiornamento riguardo all'audio, soprattutto Windows, se si occupa anche di queste cose qua. Quindi dettagli driver. Ok, nessun file di driver richiesto caricato per questo dispositivo. Quindi io faccio aggiorna driver. Cerca i driver nel tuo computer oppure cerca automaticamente i driver. Ok? Sono già installati. Se a voi esce, non lo so, qualcosa tipo una selezione qua sotto che vi dice di cliccare, quindi bingo, avete fatto bingo, nel senso che se c'è qua sotto qualche aggiornamento oppure qualche driver da installare, fatelo. Fatelo immediatamente. Oppure cerca driver aggiornati in Windows Update. Come potete vedere, io non ho problemi di audio, non ho problemi dell'audio che è bassissimo, quindi chiudo tutto. Oppure fate una disinstallazione del dispositivo, poi riavviate il PC e reinstallate il dispositivo e aggiornate i driver del dispositivo e avete fatto. Se questo non dovesse funzionare, andiamo su ultima fase, quindi andiamo un attimo di nuovo su impostazioni audio. Scriviamo risoluzione di altri problemi. Andiamo su riproduzione audio, esegui, rilevamento dei problemi. Eccolo qua avanti. Si apre miglioramenti audio e ci porterà su questa scheda. Ok. Qui possiamo usare l'audio surround virtuale, che sarebbe io
assieme al Razer ho un driver che sarebbe Surround 7.1, quindi se lo avvio, cioè se metto la spunta qua sopra, la seleziono, mi aumenta così l'audio, ok? Di un bel po'. Equalizzazione sonorità, correzione ambientale pure ci potrebbe servire. Ok, avanti. Eseguire test di calibrazione. Sta facendo un test nelle cuffie. Il segnale del microfono è basso. Questo qua del microfono. Certo, il microfono delle cuffie. E per finire andiamo su Windows Sonic per cuffie, oppure se abilitato, cioè voi c'è questo audio spaziale, mettete su Windows Sonic per cuffie. Facciamo di tutto per amplificare qui l'audio, più di tutto. E quindi ragazzi, abbiamo cercato di risolvere questo errore dei problemi di audio riguardo all'aggiornamento dei driver, impostazione dei problemi di audio, disinstallare il driver, capire qual è il problema, quindi se su impostazioni gestione dei dispositivi, allora faccio vedere gestione dispositivi. Un attimo, ok, se qui vicino c'è un cartellino giallo significa che qualcosa è andato storto, quindi cercate di disabilitare il dispositivo, di staccarlo dal PC, rimetterlo e abilitare il dispositivo. L'avete fatto, si è risolto da solo, io queste cose le facevo su un portatile vecchiotto e funzionavano queste cose. Mi sembra che funziona ancora anche oggi. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia stato utilissimo. Questo è il massimo che posso fare per voi. Ragazzi, se no dovete comprarvi dei driver e amplificare così le vostre cuffie. E niente, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!